La fanfara dei carabinieri a favore di Casa Tevenin, l'importante istituzione aretina che da oltre un secolo opera nel centro cittadino accogliendo ragazzi in difficoltà. Il concerto di beneficenza dal titolo La legalità in musica è andato in scena venerdì 14 settembre a far da sfondo all'iniziativa Piazza San Domenico. Da Modugna Mina, dalla maschera di Zorro alla canzone brasiliana Tico Tico per concludere con l'inno nazionale. Questo è il repertorio con il quale si è esibita la fanfara dei Carabinieri, nata nel 1920 presso la scuola sottufficiali dei Carabinieri. I musicisti erano tutti allievi sottufficiali, oggi invece sono carabinieri musicisti in servizio permanente nella fanfara, che spesso sono impiegati nel normale servizio istituzionale. Indossano l'uniforme storica dell'arma, conosciuta come grande uniforme speciale, con il tipico cappellone chiamato lucerna per la caratteristica forma che richiama le antiche lampade.